Si riparte, salutiamo Salisburgo e l'Austria e ci dirigiamo verso la capitale dell'Ungheria, Budapest. Percorriamo i 550 km di strada, tranquilli, senza code e senza troppo traffico. Questa guida col cambio automatico comincia a piacermi. Arriviamo a Budapest nel pomeriggio. Ci dirigiamo subito verso il campeggio in cui eravamo già stati anni prima, ma lo troviamo inaspettatamente chiuso. Peccato perché era molto comodo al centro. Oh oh. È chiuso? Come è chiuso? Non c'è nessuno. Adesso mi ricordo questo pezzo qua, che uscivamo di qua. Ecco perché non c'è. Ma scusa, ma come mai non c'è scritto chiuso? Ci mettiamo quindi alla ricerca sulle varie app a disposizione e troviamo un altro campeggio come alternativa. Nome e coordinate GPS le trovate in descrizione. Campeggio tranquillo, carino, ma decisamente caro, con prezzi fissi indipendentemente dal periodo dell'anno. Ma in queste situazioni non abbiamo molta scelta. Non appena piazzati, raggiungiamo il centro nel tardo pomeriggio con i mezzi pubblici. Una fermata di bus e 15 minuti di metro. Andiamo subito a vedere il bellissimo Parlamento di Budapest, uno dei simboli della città, nonché uno dei parlamenti più grandi del mondo. Visto di sera, tutto illuminato, è uno spettacolo, ma tutta la città di Budapest, soprattutto lungo il Danubio, vista di sera è meravigliosa, con tutti i suoi ponti, monumenti e palazzi illuminati. All'indomani raggiungiamo il centro di Budapest, questa volta in bici, percorrendo in 45 minuti 10 km in piano e quasi tutti su pista ciclabile. Facciamo subito un giro nel quartiere ebraico, che merita una visita, come anche la grande sinagoga, visitabile a pagamento. Passando da Budapest, per chi vuole scoprire la cultura e la gastronomia ungherese e immergersi nella vita quotidiana della città, vi consiglio una visita al Mercato Centrale, uno dei mercati coperti più grandi e antichi della città. È stato costruito nel 1897 ed ha subito una grossa ristrutturazione nel 1994. Al piano terra del mercato si possono trovare i banchi di frutta, verdura, carne, pesce e spezie, dove si può fare la spesa per il proprio pranzo o cena. Al primo piano ci sono negozi di souvenir, ristoranti e bancarelle di street food, dove si possono assaggiare le specialità ungheresi.
Bella e maestosa è la Basilica di Santo Stefano, la più grande di tutta l'Ungheria. Alta quasi 100 metri, può ospitare più di 8.000 fedeli e al suo interno si trova uno dei tesori più importanti del paese, la mano mummificata di Re Stefano. Una delle piazze più importanti di Budapest è la Piazza degli Eroi e noi ovviamente l'abbiamo visitata. Al centro della piazza si trova il Monumento del Millennio, un maestoso complesso scultoreo che celebra i fondatori dell'Ungheria. Poco distante dalla Piazza degli Eroi, all'interno del parco municipale, troviamo il castello di Vajdahunyad, che ospita il Museo dell'Agricoltura Ungherese. Il castello fu costruito su un'isola accessibile tramite 4 ponti. Ma risaliamo in sella alle nostre bici per raggiungere il Ponte delle Catene, da dove si parte per arrivare al famoso castello di Buda. Lo si può raggiungere sia a piedi che con una funicolare molto antica, inaugurata nel 1870. La funicolare di Budapest fu la seconda che si costruì in Europa. Il castello di Buda è senza dubbio una delle immagini più famose di Budapest, insieme al Ponte delle Catene. Dal castello il panorama sulla città di Pest e sul Danubio è bellissimo, da qui abbiamo anche assistito al cambio della guardia. Dal castello di Buda, sempre sulla collina, un luogo da non perdere è anche il bastione dei pescatori. Questo è un altro punto panoramico da dove poter ammirare Pest e il Danubio dall'alto. All'interno della fortezza si trova la chiesa di Mattia ed una statua equestre di Stefano I d'Ungheria. Margherita.
Al centro del Danubio, tra Buda e Pest, c'è l'isola Margherita. È un grande parco che offre delle ottime zone di relax e di ozio sia per i turisti che per gli abitanti di Budapest. Se invece per pranzo cercate un McDonald's, sappiate che a Budapest ce n'è uno tra i più belli al mondo. In descrizione troverete le coordinate GPS. Per oggi la giornata è finita. Noi abbiamo esaurito le energie, quindi facciamo il pieno di zuccheri con qualcosa di tipico. Ma non perdetevi la prossima puntata in cui visiteremo la città di Graz, il panorama dall'alto del suo castello e la storica Torre dell'Orologio, ma anche il suo centro storico, patrimonio dell'UNESCO. Ed infine saluteremo la magica Venezia, i suoi canali e le sue gondole. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di mettere un like. E se vuoi rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti al mio canale ed attiva la campanella per ricevere gli avvisi.